è un personaggio e a me fa piacere parlare con lui, non posso dire intervistarlo perché io ci parlo, lui è Jonathan Proculo. Un giorno un signore che si chiamava Baggio Roberto disse a lui: queste cose le facciamo io e te, e lui risponde: ma ti sbagli, le faccio solo io. Comunque questo è Jonathan Proculo. Jonathan, direttore sportivo del Montegranaro, sta andando a mille sta squadra, pensi che possa andare ancora meglio? Ma speriamo domani di tornare alla vittoria, e almeno siamo lì fino a Natale, poi vediamo. Vuoi trascorrere le feste di Natale alla grande, insomma? No, siamo lì, vediamo, c'è da battere la tua cara amica Civitanovese, e le altre secondo me fanno un po' fatica che sono lì. Io pensavo che si era calmato, ma no, ma tanto lui arriva sempre a tirare. La mia cara amica Civitanovese sta andando bene, non la ne ho promossa. La tua Montegranaro invece sta andando bene e ci fa piacere perché il tuo presidente è Civitanovese. No, sono contento per il presidente del Civitanovese che sta facendo un grosso campionato. Ha costruito una grossa squadra, noi siamo una mina vagante, la chiamo la Longobarda, però speriamo di dargli fastidio fino alla fine. Ma chi saranno le squadre che secondo te vi daranno fastidio? Perché dal momento che siete voi a stare in alto. Noi abbiamo perso Montecchio, è una buona squadra. Quelle che sono 8-9 punti difficilmente rientreranno con le prime, secondo me. Senti, ma stai indirizzando il tuo pensiero alla Maceratese, perché 8-9 punti e non rientreranno. No, non dico che Macerata sta facendo bene o male, quelli sono problemi loro. Dico solo noi che abbiamo perso Montecchio perché abbiamo fatto 29 giorni, 7 partite, l'abbiamo un po' pagata, non abbiamo mai avuto per te pari Donucci senza nulla togliere gli altri compagni, fin dall'inizio l'abbiamo gestiti, da domani ce l'abbiamo completi, poi dopo il ritorno vediamo. Senti, c'hai qualche colpo in canna per il calciomercato? Non parla. C'è. Forse. No, c'è. Quando... la non risposta è un assenso, quindi non, questo Montegranaro sta facendo sul serio. Io l'ho vista, è una squadra importante e soprattutto una squadra, secondo me, poi tu me lo dici meglio, è una squadra umile, con la garra proprio. Noi non abbiamo giocatori di spessore, abbiamo un presidente unico, senza nulla togliere a Mauro altri presidenti, prima ci dovevamo salvare, adesso vuole vincere, cambia i programmi, cambia anche le teste e speriamo di stare lì fino alla fine, siamo sinceri, vogliamo vincere. Beh, noi da qui facciamo gli auguri intanto al presidente Tosoni, perché è un civitanovese, perché ci fa piacere. Facciamo gli auguri a Jonathan Proculo perché è un personaggio, è un personaggio del calcio, è uno che di calcio ne mastica tanto. E sicuramente Jonathan, noi ti facciamo tantissimi auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia. È chiaro che anche alla squadra gli facciamo gli auguri. D'altra parte Montegranaro è in provincia di Fermo, ma sembra più Civitanovese Montegranaro che Porto Sant'Elpidio. No, sai che a luglio non avevamo neanche il magazziniere, costruisci la squadra e i meriti li prende gli altri, però non fa niente, io fino a quando gioco Tosoni sono sempre in vita. Sicuramente due personaggi che si assomigliano e si assimilano, vale a dire Jonathan Proculo e Tosoni, sono eclettici entrambi e questo è bello per il calcio. Fanno le cose sul serio ma si divertono anche, è bellissimo. Quindi io ti saluto di nuovo tanti auguri di buon Natale, in bocca al lupo per il Montegranaro, salutici il presidente insomma. Presidente adesso sta concentrato per le partite di domani, se vince facciamo una settimana buona, se pareggia non la facciamo buona, se perde non parla mai. Allora, Andrea Tosoni, avete capito? Se vince facciamo una settimana di divertimento, se non vince facciamo, non la facciamo. Perché è questo, perché il Montegranaro è questo, perlomeno nella dirigenza, nei giocatori non credo, c'è questa gran voglia di divertirsi nel mondo del calcio, perché non andiamo lontano, Jonathan, ci fermiamo, cioè, in silenzio io e te. Giorno della notte da giovani eravamo meglio, adesso siamo finiti. Ormai è andata, la gioventù è passata e quindi la notte è fatta per dormire e una volta era fatta per divertirsi. Grazie Jonathan, ciao e ci sentiamo. Prego, grazie a voi.